Buongiorno a tutti, bentornati sul canale Mauro di Fare, il canale dedicato a tutto quello del mondo dell'alta fedeltà. Come potete vedere qua dietro scorrono le immagini del Milano High Fidelity che quest'anno, come già ben sapete nei miei video precedenti, non si svolgerà. E allora sono andato un attimino a scovare in nella rete quelle che sono le novità e vedere appunto in questo caso nel marchio Yamaha quelle che sono state le novità per la serie AS, per cui parliamo di stereofonia, e per la serie RXV parliamo appunto di home theater. Le novità per quello che è l'amplificazione AS sono tre modelli top di gamma, per cui parliamo di una fascia alta anche di prezzo. Mi riferisco al 1200, al 2200 e al 3200, che vedremo poi nel particolare nel video quali sono le loro caratteristiche. Per quello che riguarda invece la parte home theater, la serie RXV ha due modelli, la 4A che è un modello 5.1, mentre la 6A è un 7.1. La grossa novità è sicuramente nel comparto video, dove appunto la risoluzione per la parte video è salita a 8K, per cui si rivolge verso un futuro. Al momento qua in Italia è ancora un po' precoce, però comunque arriverà appunto anche l'8K. Le decodifiche, chiaramente vedremo poi nel particolare, sono tutte di ultima generazione. E adesso partiamo col video a vedere appunto queste novità per le tre amplificazioni nell'ambito stereofonico e le due amplificazioni nell'ambito home theater per il marchio Yamaha. Partiamo pure col video. Partiamo con tre modelli più importanti usciti qualche mese fa. Mi riferisco dalla serie AS al modello 1200, 2200 e 3200. Si trattano di amplificazioni tutte integrate in classe AB con stadio finale a MOSFET. La potenza dei primi due, ossia il 1200 e 2200, è accreditata di 90 W sul carico di 8 ohm, che sale a 150 W sul carico di 4. Per quello che è il modello invece più grande, il 3200, la potenza è leggermente superiore, 100 W RMS su 8 ohm e 150 sul carico di 4. Quando ho letto la notizia, la cosa che mi ha colpito è soprattutto quello che è la potenza impulsiva di questi amplificatori. Per i primi due, ossia il 1200 e il 2200, abbiamo una potenza di 105 W dinamico su 8 ohm, che sale a 190 sul carico di 4 fino a spingersi al limite di 2 ohm a 220 watt. Qualcosa in più chiaramente per il modello S3002. Quest'ultimo abbiamo una potenza impulsiva sul carico di 2 ohm di 300 watt. I tre amplificatori condividono lo stesso circuito floating balanced, che al di là di queste parole che a me faccio fatica sempre a pronunciare, si tratta di un circuito totalmente asimmetrico. Questo per garantire il massimo di quello che sono le prestazioni a livello stereofonico. Inoltre sono stati diminuiti i percorsi del segnale, così da ridurre eventuali interferenze. Come da aspettarsi, su entrambi i tre amplificatori troviamo un grosso trasformatore toroidale, oltre un blocco di condensatore a garantire la dinamica che abbiamo prima citato. Come già espresso prima dai dati di targa, si tratta di un amplificatore in grado di gestire carichi molto bassi, in quanto si spinge al limite di 2 ohm. Adesso arriviamo alla parte degli ingressi. Si tratta tutti di ingressi analogici, oltre un ingresso dedicato al giradischi. Di conseguenza non troviamo niente di quello che è il mondo digitale. L'ingresso fono è di tipo MM oppure commutabile in MC. Su tutti e tre i modelli troviamo quelli che sono ingressi e uscite preamplificate. Oltre ingresso e uscita per quello che è la barra di registrazione, per quello che riguarda il modello 2002 troviamo inoltre un ingresso XLR, che diventano due sul modello superiore 3002. Bella mostra di sé sul frontale sono i V-meter, che richiamano un po' un gusto piuttosto retro. Adesso parliamo di costi. Cosa costano questi amplificatori? Davvero molto. Partiamo subito con quello più piccolo, la S2002, che costa la bellezza di 2000 euro. Salendo alla S2002 che costa 3000 euro. Infine arriviamo al 3200 che costa 5500 euro. Prezzi davvero molto importanti se pensiamo che in fascia appunto di 5500 euro prezzo di listino troviamo marchi molto più blasonati e sicuramente altrettanto suonanti quanto Yamaha.
Rimanendo sempre in casa Yamaha, abbiamo due nuove uscite per quello che riguarda le amplificazioni Home Theater. Mi riferisco al modello RX-V4A e suo fratello maggiore RX-V6A. La prima differenza che andiamo a notare rispetto al modello precedente è che questa volta abbiamo la presenza solamente di due manopole, una è il volume, l'altra è il selettore degli ingressi e il display, null'altro su quello che è il frontale dell'amplificatore. Entrambi gli amplificatori adottano le ultime decodifiche, mi riferisco al Dolby True HS, DTS HD Master. Per entrambe le elettroniche inoltre abbiamo la possibilità di leggere file IRS. FLAC fino a 192 kHz 24 bit e file ALAC fino a 96 kHz 24 bit, oltre i file WAVE e i file AIF, quest'ultimi anche loro 192 kHz 32 bit. Abbiamo anche nativo i file DSD fino a una frequenza piuttosto elevata, 11,2 MHz. Fatto veramente sul piano multimediale, da questo punto di vista anche a livello audio, si può ascoltare tutto quello che è la musica liquida. Quello che sono gli ingressi, abbiamo gli ingressi di tipo HDMI di ultima generazione 2.1. Oltre a Bluetooth, AirPlay 2 e chiaramente connessioni Wi-Fi e Ethernet. Possiamo sfruttare il collegamento di rete per poter ascoltare i servizi musicali come Amazon Music, Spotify, Pandora, Naspers, Sirius XM, Tidal, Teaser e Qubots. Praticamente tutto quello che si può avere ad oggi di tutti quei servizi musicali che possiamo trovare in rete. Per quello che riguarda la risoluzione degli ingressi video, anticipa quelli che saranno i futuri canoni, in quanto adotta addirittura l'8K a 60 Hz. Un Ultra HD fino a 120 Hz, tutti i supporti video che in Italia al momento non sono ancora disponibili. Dobbiamo ancora arrivare a 4K e quello che è il prodotto giapponese addirittura approda già l'8K, ma vabbè, questo è un discorso puramente mio. Adesso arriviamo al punto cruciale per quelli come me che sono appassionati di alta fedeltà. Partiamo con quello che è il modello più grande, l'RX-6A. Quest'ultimo è un amplificatore multicanale 7.2 per la precisione, dove ogni canale è in grado di erogare la potenza di 120 watt. La parte video, come abbiamo detto, è un 8K a 60 Hz. Inoltre troviamo anche un ingresso fono, che devo dire la cosa mi fa un po' ridere, in quanto un amplificatore così difficilmente uno ne fa anche un utilizzo in campo stereofonico, però vabbè, c'è e questo lo prendiamo atto. Inoltre l'amplificatore è dotato di un sintonizzatore di tipo AM/FM, oltre alla DAB radio. Quello che può essere il prezzo di vendita di questo amplificatore non è davvero molto alto, parliamo di 750 euro. Per quello che riguarda il modello più piccolo RX-V4A, si tratta di un sinto amplificatore a 5.2 canali. La sua potenza è un po' più limitata rispetto al fratello maggiore, parliamo di 80 watt. Quello che è il prezzo di vendita, anche qui, è piuttosto contenuto, 550 euro. Bene, prima di chiudere questo video, voglio un attimino spendere due parole per quello che è il mondo Home Theater. Per quello che può essere la realizzazione di Yamaha, appunto, in questo mondo Home Theater, ho visto una certa evoluzione in questi ultimi vent'anni. Le prime amplificazioni degli anni 90 e degli anni 2000 erano amplificazioni molto solide, uno stato di finale di potenza dinamico, in grado di pilotare diffusori anche piuttosto complessi, quantomeno con anche impedenze piuttosto basse. Ad oggi non è più così. Purtroppo le amplificazioni si sono fatte molto più leggere, lo si capisce anche dal peso degli amplificatori, fanno un po' fatica a pilotare diffusori e soprattutto hanno perso qualcosa in dinamica. Oltretutto proprio la realizzazione, c'è molta plastica, mi dà un senso di economicità. Da questo punto di vista è stato un regresso per quello che sono le amplificazioni Home Theater che ho sempre apprezzato del marchio Yamaha. Chiaramente abbiamo avuto un'evoluzione solo delle codifiche, un po' è andato a bilanciare, però purtroppo mi sarebbe piaciuto che manteneva, diciamo, una certa coerenza anche in quello che è la lista di finali di potenza. Da questo punto di vista veramente è stato un passo indietro che ha fatto Yamaha, ma non solo, ho visto anche questo negli altri produttori.
Però vabbè, chiudo questa mia piccola polemica perché purtroppo è legata al mercato, è legata alla richiesta di prodotti sempre più economici. E con questo, prima di concludere, un grazie a tutti voi perché il canale è veramente aumentato per come sono i numeri di iscrizioni. Abbiamo passato i 3.500 iscritti, mi fa veramente molto molto piacere. Veramente un grazie di tutto cuore. E con questo vi saluto dal vostro Maurizio di Maurify. Ciao a tutti, ciao ciao!